Andando a fare un pellegrinaggio, partì per Medjugorje 3 anni fa e devo dire partì anche molto scettica perché, come stavo raccontando precedentemente, ero in un momento difficile della mia vita. E avevo questo rapporto difficile anche con il Signore nel non riuscire a ringraziare, non vedere le tante gioie che avvenivano nella mia vita, pur essendoci la mancanza di mia mamma. E in quel viaggio ricordo con particolare commozione una veglia il 2 di novembre, giorno dell'apparizione, una veglia di preghiera dove io chiedevo dei forti segni al Signore della sua presenza, dei segni che Dei non segni che sono tardati ad dovevano arrivare, che toccare il testimoniare che cuore. cosa? Ecco, di che cosa avevi bisogno? Della sua presenza, del suo amore, del sentire la presenza proprio di Dio, perché io la mettevo molto, molto in discussione, mi chiedevo, ma esiste veramente il Signore? Perché succede tutte queste sofferenze anche nella mia vita, la mancanza di mia mamma, il dolore fisico? E lì io ho capito di quanto anche nelle sofferenze ci sia il Signore. E ho capito e ho sentito la sua presenza e sono scesa da quella collina con la forte voglia di intraprendere questo percorso di fede. Io premetto che quando sono andata a Medjugorje non ero nemmeno cresimata, quindi avevo proprio voglia di conoscere Gesù, di stare a fianco a persone che mi potessero insegnare qualche cosa, di andare alla Santa Messa. La prima cosa che feci fu quella proprio di andare a confessarmi. Prima c'era tanta paura, tanto pregiudizio. Dicevo, ma che cosa devo raccontare a questo sacerdote? I miei peccati, io in fondo non ho ucciso nessuno. E invece entrando in quel confessionale, lasciandomi andare, aprendomi completamente e tirando fuori tutto quello che è stata la mia vita, le mie sofferenze e il mio trascorso, mi sono sentita veramente amata, forse per la prima volta. Fisserei nello sguardo di tutti noi questa sua espressione. Mi sono sentita per la prima volta amata, amata da Dio. È un'esperienza.